attacca Samuel, riesce a colpire di destra e poi la palla è lì, Samuel! Eto'o! 1-0, non era riuscito Milito, arriva Eto'o a toccare sotto porta. C'è Eto'o lì davanti che chiede palla, Maicon aggredisce centralmente, passa Maicon, ancora Maicon, la puntata, Milito! Diego! Milito! 2-0! Ma che cosa ha fatto Maicon? Sì, ma guardiamo dall'inizio, Fabio, perché secondo me qui Donadoni deve rivedere molte cose. C'è da rivedere la posizione lì, però mi sembrava regolare, vediamo. No, era al di là, fuori gioco. Era fuori gioco. Buona l'apertura per Maggio, va in sovrapposizione Lavezzi, arriva il traversone sul secondo palo e trova il colpo di testa ma non la porta, con buona scelta di tempo Fabio Quagliarella. Pallone per Eto'o, non riesce a controllarlo, arriva Maicon! Mamma mia! Clamoroso errore che favorisce da parte di Gargano, che favorisce Milito, Eto'o e la parata di De Santis che chiude la porta. C'è Lusio e Cambiasso che partono senza marcatura. Lusio! 2-0! Ma era partito da un quarto d'ora senza marcatura. Ma anche la zona. Anche la zona deve prenderlo. No, perché tu devi tenere la tua zona e poi andare ad attaccare la palla. Ancora Hamsik pronto a battere il calcio d'angolo. Cerca Contini sul secondo palo, si coordina Contini e poi è il Poggio Lavezzi, 3-1, Lavezzi a San Siro come a casa sua, segna sempre. È vero, le difficoltà anche dell'Inter, bisogna dirlo, sulle situazioni di palle da fermo, il Napoli è sempre stato pericoloso su queste situazioni. Stankovic, taglio interno, prende campo, il testo! Forse De Santis l'ha toccata. Maicon forte e teso sul secondo, Lusio la mette dentro. Cannavaro per Samuel, deviazione, calcio d'angolo. De Santis e poi c'era anche Cannavaro sulla linea. Eto'o prova a piazzarla da lontano. Cross di Zuniga sul secondo palo, prova a coordinarsi Dennis, Maicon non vuole correre rischi, mette direttamente in calcio d'angolo e l'arbitro manda tutti sotto la doccia, Inter batte Napoli 3-1.